Cominciamo da un anno dove la politica che siamo stati costretti a praticare in questo paese, chiamando un governo tecnico, è stata una politica di assoluto rigore. Non possiamo lamentarci oggi del livello di tassazione che abbiamo avuto, perché è stato un livello di tassazione necessario per uscire dalla crisi del nostro paese. Oggi però dobbiamo cambiare marcia. Il prossimo governo che dovrà amministrare il nostro Stato dovrà darci uno spirito nuovo. Mi viene in mente, quando penso alla crisi che stiamo attraversando adesso, alla crisi che hanno attraversato gli Stati Uniti nel 29. Beh, a New York è stato realizzato l'Empire State Building in 14 mesi, nel 1930, perché quell'edificio doveva diventare la speranza, il sogno di un paese. È rimasto vuoto per un lungo periodo, infatti lo chiamavano l'Empty State Building, ma pur rimanendo illuminato, era una struttura eccezionale che ha creato la speranza per il popolo americano. Noi oggi dobbiamo riuscire a vivere questa speranza in Italia. Come possiamo fare? C'è l'Expo del 2015, è un avvenimento importantissimo ed è un avvenimento che noi, secondo me, stiamo un po' perdendo, perché nella politica, lasciatemelo dire, neanche un po' l'impresa, sono stati capaci, sono che sembrano essere capaci di sfruttare al meglio quella che è questa grandissima opportunità. Oggi è necessario investire, il governo che dovrà far fronte ai problemi del nostro paese, a mio modo di vedere, dovrà pensare a una grande opera che diventi il rilancio del nostro paese. L'Expo 2015 è un'occasione importantissima. Sto facendo un giro delle imprese, Fabio, per cercare di capire un attimino quelli che sono i problemi, e me lo voglio fare quelli che ho visitato la tua, no, ma spero di venire volentieri presto. Uno dei problemi che mi è stato sottoposto è quello del fatto che nel nostro paese non abbiamo un sistema normativo armonico con quello della comunità europea. Le imprese che oggi operano sul nostro territorio, soprattutto in settori importanti e internazionali, fanno fatica a rapportarsi con i mercati esteri. Ora, quindi la prima cosa da fare è armonizzare la normativa nostra con quella della comunità europea, quindi guardare l'Europa come posizione primaria. La seconda cosa da fare è la burocrazia. La burocrazia deve essere eliminata, assolutamente. Mi è capitato di essere una di queste imprese che doveva rapportarsi con un bando della regione Piemonte, un bando per usufruire di fondi europei, e questa impresa non ha potuto usufruire di questi fondi europei perché per la burocrazia che era contenuta in quel bando fatto dalla regione di Piemonte. Non possiamo pensare di perdere i fondi e di non assumere personale perché siamo incapaci di redigere dei bandi. Questo è importante. Dobbiamo assolutamente intervenire per snellire e semplificare. Meno norme per aprire le imprese. Lo startup non esiste oggi, lo startup che tanto è stato pubblicizzato, non c'è, va cambiata questa cosa, assolutamente. Dobbiamo pensare a un'impresa agile che si confronti con un sistema normativo semplice. Dobbiamo pensare alla rimodulazione fiscale, dobbiamo intervenire sulle imprese detassandole al massimo, soprattutto le imprese che assumono i soggetti cosiddetti deboli, quindi gli anni 35 oggi, e defiscalizzando le imprese che vanno ad assumere a tempo indeterminato, perché io sono uno di quelli che sostiene che sì, il lavoro flessibile è un lavoro che va spinto al massimo, soprattutto nei momenti in cui le imprese hanno esigenze di assumere. Ma non dobbiamo dimenticarci che il sistema bancario, del quale parlerò subito dopo questo argomento che sto trattando, non dà credito al lavoratore flessibile. Se un ragazzo va a chiedere un mutuo in banca e ha un lavoro a tempo determinato, la banca non gli fa credito. E veniamo al sistema bancario. L'impresa per crescere ha bisogno di una banca di impresa vera, che in Italia oggi purtroppo non c'è. Io, quando mi sono confrontato con le imprese che ho visitato, molte hanno rinunciato ad appoggiarsi a banche italiane. Questo non è un bene, assolutamente. Questo significa che le nostre banche non stanno facendo il lavoro che dovrebbero fare. L'impresa deve essere sostenuta dalle banche. Bisogna imporre alle banche di sostenere l'impresa. Bisogna poi pensare anche ad un aspetto importante, che è l'esempio che deve dare la politica. Io prima ho fatto una battuta, siamo tanti partiti, siamo troppi parlamentari,
siamo, purtroppo io non so se lo diventerò, ma ci sono troppi parlamentari. Negli ultimi tempi non si è più parlato di riduzione dei costi della politica, quindi non abbiamo più sentito parlare della rivisitazione del 945 parlamentari che oggi abbiamo. Dovrebbero essere la metà e sarebbero più che sufficienti. Bisogna adeguare i loro stipendi, probabilmente parametrandoli, si possono parametrare quelli di un sindaco, per esempio, che sarebbero già più che sufficienti. Bisogna intervenire anche a livello degli enti locali, penso anche alla regione. La regione ha dei costi enormi. Il federalismo, quindi termino subito, il federalismo proposto dalla Lega è un federalismo che ha avuto dei costi altissimi, non è il federalismo che invece avremmo voluto politico e fiscale dopo. Lo si è voluto fare al contrario, mantenendo dei fortissimi privilegi all'interno delle regioni. Termino con il Made in Italy, perché ci sia un Made in Italy forte occorre che ci sia un governo credibile a livello internazionale. Purtroppo negli ultimi 20 anni questo con Berlusconi è successo pochissimo, Berlusconi non ha nessun tipo di credibilità internazionale, Mario Monti ne ha molta, io sono convinto che è solamente con Mario Monti che oggi noi potremo avere quella credibilità che serve per difendere il Made in Italy. Una cosa che non mi va nel vostro programma, Fabio, che non ti sei candidato anche tu perché saresti stato un ottimo candidato alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Grazie mille.